andiamo a fare un bel spa wine. Senti, la particolarità di questo posto è che oltre ad avere vino, ristorante, posti letto, hanno anche sviluppato questo particolarissimo spa rilassante a base di vino. Quindi sono dei bagni effettivi in un composto fatto di acqua e vino, non è vino vero e proprio, comunque sia è derivato dell'uva. Come vedete ci sono diversi visitatori che continuano ad entrare nel ristorante, nella zona ristorante. Sembra che questo posto sia piuttosto visitato, sempre molta gente. Questa è la zona ristorante, dove abbiamo già mangiato tre volte ieri sera, a colazione e pranzo. Lo spa è in quella direzione lì. Sembra piuttosto grande e al momento è vuoto, ma Miss Moore ci ha detto praticamente che in alta stagione questi tavoli sono tutti quanti occupati, soprattutto nel periodo del festival, della vendemmia, che avviene a febbraio. La cantina, qui proprio dove viene tenuto il vino a fermentare. Questa zona praticamente bassa di questo terreno, per sfruttare al massimo anche la temperatura più bassa del suolo, no? Del terreno qui sottostante. Come vedete, sotto c'è anche un'altra entrata di questa cantina, dove il vino viene mantenuto per uno o due anni, a volte anche meno. Sembra che la pioggia sta arrivando, Stamattina ha chiuso un po', poi ha smesso, adesso sembra che la nuova pioggia sta arrivando da est, ovviamente, da ovest. Da est. Queste sono le vigne, questa è la vigna, parte della vigna, si estende su tutta la vallata bassa verso di là. Questo è il sentiero che ci porta ad un altro gruppo di cottage, di chalet, dove al momento stanno ristrutturandoli per ospitare, diciamo, una nuova clientela nel prossimo futuro.
questo è il wine spa, no? Effettivamente proprio il vino spa, un po' di mix tra francese, inglese e italiano. Sento già gli aromi, ok, quindi andiamo a provare questo vino spa, questo wine spa, questa vinoterapia, o vinoterapy, se vogliamo. E qui dentro ci togliamo le scarpe come è uso fare da queste parti. Bell'uso. Si scambia. Questo è un ambiente molto, molto accogliente. Qui ci sono degli aromi, degli oli, dei sali vari che vengono usati per il trattamento del corpo, per la levigatura, lo scrubbing. E qui all'interno siamo nello spazio dove ci si prepara per fare questo vino, bagno nel vino, qui abbiamo la signorina che ci aiuterà a prepararci per la seduta. Dai, piedi. Ok. E questa è l'acqua. Facendo uno scrubbing, ovvero prendi un... Mi manca il termine italiano, ma credo che ci si capisca. Sono delle... trattamento per togliere, per rimuovere la pelle morta. La disgentile. Tra l'altro c'è una luce spettacolare qui. Non bisogna dimenticare che siamo anche su una collina, una piccola collina, una bella veduta, una vallata che dà verso la sua. Poi sta tramontando. Abbiamo appena fatto la pulizia di piedi e allora ci dirigiamo verso il vero e proprio vasca salsa. Entrare la ragazza, si può preparare il bagno, la bottiglia di vino. Vino effettivo, con dei componenti segreti, mi hanno appena detto, componenti che benefici per il corpo. E niente, viene alzato questo litro o quasi litro di bottiglia di vino locale chiaramente, Village Farm, e questi sali minerali che aiutano chiaramente a fare del massaggio un effetto un po' benefico. Questa è dell'acqua, credo sia... Ah no, è temperatura tiepida, non è né calda né fredda, è buona temperatura, per me no, ci piace. E poi cosa succede? Ah ecco, viene creato un effetto ossigenazione dell'acqua, forse per aumentare l'ossigeno all'interno della vasca, oppure per mescolare i minerali, non lo so. Vediamo un po'. Ma ce n'è tanta. Samai Tamni. Samai Tamni. Samai Tamni. Ah. Gli ho chiesto perché fa questo qui. Poi passa anche i Demacup. Ok, non parla inglese, quindi ve lo spiegherò più tardi perché ha fatto questa schiuma enorme. Vedete, schiuma naturale. Lì fa un gamble. Ah, ok, fa un namreng. Ok, mi ha detto semplicemente che è della schiuma. E niente, siamo pronti per immergerci qua dentro, e chiaramente voi non potete vedere perché dovrò spogliarmi. Prima di immergermi comunque vi ho fatto aprire questa bellissima finestra, perché qui voglio, non dobbiamo dimenticare, abbiamo questa veduta incredibile sulla vallata, e tenerla chiusa questa finestra sarebbe quasi fare una terapia spa wine a metà. Quindi niente, vogliamo vederci tutta quanta e eccoci qua. Eccola là, bellissima. Wow, è incredibile! Hanno accennato questo bubbling, questo massaggio
passaggio. E sembra già detto poc'anzi che questa cosa andrà avanti per una mezz'ora ed equivale per essere sottoposto a questo massaggio idraulico, il quale avrete fatto un esercizio ginnico per circa 2 ore. Che vuol dire che mi stancherò tantissimo? Apparentemente dovrei riposarmi e rilassarmi, invece sembra che questa sia pura attività fisica. Io